Odio dirtelo, ma se hai mai guardato un libro di testo di biologia, è probabile che ti stesse mentendo, o almeno non ti raccontava tutta la verità sul DNA. Oggi rivelerò le vere sembianze del nostro DNA e se rimani con me fino alla fine, quello che scoprirai cambierà per sempre la tua conoscenza su di lui. Io sono Andrea e questo è il canale Rimani Curioso. Se ti dico di pensare in un modo molto veloce, senza stare tanto a pensarci, qual è l'immagine che ti viene in mente quando ti dico DNA? Probabilmente stai immaginando qualcosa del genere, o forse questo, o questo ancora. In realtà non è così che si presenta il DNA e naturalmente non è possibile scattare esattamente una fotografia del DNA o vederlo attraverso il tipico microscopio, perché è semplicemente troppo piccolo. Tieni presente che una doppia elica di DNA è larga appena 2 nanometri. Per darti un'idea dell'ordine di grandezza, ti faccio questo esempio. Un filamento di DNA accanto ad un capello è come una persona in piedi accanto allo strato di Rhode Island. Anche i migliori microscopi ottici non riescono a vedere nulla di molto più piccolo di circa 200 nanometri. Perché? Beh, la luce non può realmente interagire con qualcosa di più piccolo della sua lunghezza d'onda. Questo è il motivo per cui gli scienziati osservano cose estremamente piccole con i microscopi elettronici, perché la lunghezza d'onda di un elettrone può essere molto più piccola della luce visibile. Ma anche questo non ci fornisce un quadro molto chiaro di qualcosa di così piccolo come il DNA. La famosa immagine di Rosalind Franklin, che risolve la struttura della doppia elica, è stata realizzata sparando al DNA raggi X, anch'essi più piccoli della luce visibile. Ma quello che abbiamo visto non è realmente l'immagine del DNA, è più come la sua ombra. Il meglio che abbiamo fatto è stato semplicemente trascinare un ago piccolissimo attraverso il DNA e sentire le protuberanze, una sorta di giradischi su scala nanometrica. Ora, tutti questi metodi e gli altri hanno fornito un modello accurato della doppia elica del DNA. Tuttavia, questa non è tutta la storia, perché non è così che appare il DNA all'interno delle nostre cellule. Ciascuna delle nostre cellule, ad eccezione dei globuli rossi, contiene 2 metri di DNA all'interno di un nucleo largo appena 10 milionesimi di metro, il che è sbalorditivo. Per farti capire le proporzioni, se una doppia elica fosse larga quanto una linea di matita, il DNA di una cellula si estenderebbe per 1000 km, per poi essere avvolto in una palla col diametro di 5 metri. Per adattarsi alle nostre cellule, il DNA è avvolto attorno a sfere di proteine, che vengono impacchettate diverse volte finché tutti i 2 metri di DNA dei nostri 46 cromosomi risultano misurare meno di un decimo di millimetro da un'estremità all'altra. Questa è efficienza. Queste forme morbide sono il modo in cui di solito i libri di testo disegnano i cromosomi. Anche questo è un problema, perché non è così che appaiono i cromosomi la maggior parte delle volte. Il DNA appare così durante una finestra temporale molto breve, in cui una cellula si divide in 2 cellule figlie. Ma quando il DNA è così compatto, la cellula non può utilizzarlo per creare cose. È come un libro chiuso a chiave. Nella maggior parte dei casi, i nostri cromosomi sono parzialmente avvolti in una di quelle forme a spirale di medie dimensioni. Personalmente non riesco neanche a mettere gli auricolari in tasca senza fare almeno 10 nodi, quindi probabilmente ti starai chiedendo come fa il nostro DNA ad evitare di aggrovigliarsi irrimediabilmente? Per rispondere a questa domanda, gli scienziati hanno finalmente capito come osservare il DNA in una cellula a 3 dimensioni. Questo è un genoma in 3D. Siamo così abituati a guardare il DNA su carta o su uno schermo che dimentichiamo che questa roba fluttua in 3 dimensioni. Ma il nucleo non è un sacchetto pieno di spaghetti. Si scopre che c'è molta organizzazione, più di quanto pensassimo. Infatti, il nucleo è rivestito da una rete di fibre che gli conferiscono struttura e i cromosomi si ancorano ad essa. Non possiamo semplicemente farli fluttuare in giro nolenti o volenti. E si scopre che ogni cromosoma si trova nel proprio territorio, all'interno di quella rete. La parte di cromosoma che viene letta e crea cose è vicino al centro, mentre il DNA che non viene letto è solitamente più vicino al bordo, avvolto più stretto.
Le due coppie di ciascuno dei tuoi cromosomi non sono nemmeno una accanto all'altra. I geni non vengono attivati o disattivati solo da piccole bandierine che si trovano su una corda, ma da come il DNA è organizzato nello spazio tridimensionale. Anche due frammenti di DNA su cromosomi totalmente separati possono interagire in questa rete tridimensionale. Il modo in cui questi anelli e torsioni sono organizzati è ciò che consente alle cellule di prendere miliardi di lettere di codice e trasformarlo in vita. Questa organizzazione è importante per il normale funzionamento delle cellule, ma è anche una parte del modo in cui si manifestano malattie come il cancro e anche del modo in cui si comportano le diverse cellule all'interno del cervello. Sono utili metodi semplificati per osservare il DNA. Ci aiutano a imparare, ci aiutano a raccontare storie su come funzionano queste complicate macchine. Ma è importante ricordare che questa non è tutta la storia, un po' come i progetti di Saturn 5. Possono dirti come funzionano i razzi, ma non possono dirti come andare sulla Luna. Ora che abbiamo un quadro d'insieme migliore, possiamo rispondere a domande che a un tempo non pensavamo neanche di porre. Naturalmente tutto quello detto sin qui è valido solo per le cellule eucariote, cioè provviste di nucleo. Per le cellule procariote, quindi batteri e archea, è tutta un'altra storia che racconterò prossimamente in un video futuro. Rimani curioso. Grazie per essere giunto fin qua e se ti è piaciuto questo video ti chiedo di mettermi un bel like. Se invece ti piace il lavoro che faccio ti chiedo di seguirmi. Ti chiedo anche di condividere questo video in modo che il canale possa crescere. Ti auguro un buon tutto. Namaste.